presentazione, però desidero dire che siamo tanti. Allora questa sera prendetela, volevo fare una visita guidata sostanziosa, però il numero è eccessivo. Io vi ringrazio della presenza, però questo rende impossibile la guida particolareggiata, perché non possiamo stare tutti vicino ad ogni bacheca, no? Allora facciamo in questo modo: io questa sera do una linea d'insieme, poi man mano staremo insieme un mese, insomma, c'è bisogno, vi dico che c'è bisogno che la mostra venga vista bacheca per bacheca. Bisogno, ci vuole il tempo. Una passeggiata tra i libri antichi non dice proprio nulla, molti guardano i cristalli e basta. Allora, la cosa, com'è nata questa mostra? E l'ha detto già un primo motivo Don Filippo, questa mostra è la testimonianza più evidente, più importante delle cosiddette radici cristiane d'Europa, radici cristiane d'Europa, e culturali, e storiche, e artistiche. Questa mostra ha autori di tutta Europa, italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi, belgi, eccetera. Ha la stessa grande testimonianza e sui grandi maestri, per cui non si può parlare che di Europa, non si parla di una nazione. Poi mi permettete, c'è un altro pregio, è ecumenica, perché non è soltanto una mostra cattolica. Noi seguiremo tutta la vicenda della Bibbia come un corpo, mettendo anche in evidenza le varie voci che si sono succedute. Le varie voci sono rappresentate da testimonianze vive, lapidate, potremmo dire monumentali. Avete qui documenti decisivi per la storia, non sto esagerando. Se vi faccio del dicevo poc'anzi a Sua Eccellenza, dicevo poc'anzi a Sua Eccellenza, questo è Lutero. Di Lutero noi presentiamo tre opere: l'Opera Omnia, che è stata ovviamente pubblicata, la prima edizione dell'Opera Omnia, dopo che è morto, è chiaro. Però ci sono due testimonianze meravigliose, Filippo, non so come prova. Ci sono due testimonianze pubblicate mentre Lutero era in vita. C'è addirittura il testo sull'Eucaristia e sulla Messa che è stato pubblicato, fatto nel 20. Nel 21 gli fu combinata la scomunica. Il testo che ha provocato la scomunica in prima edizione, qui. Ecco perché vi dico, sono testimonianze vive di quello che è avvenuto. Allora, che percorso? Vedete, innanzitutto un percorso storico, perché la Bibbia è la storia di un popolo. La Bibbia è la storia di un popolo. E questa storia popolo è importante non semplicemente come documento storico, sarebbe troppo poco, è importante come documento esistenziale di salvezza per me oggi. La Bibbia è paradigma per scrivere la mia Bibbia. Se non conosco questa storia di questo popolo, lasciatemelo dire con franchezza, parlerei un'ora su questo tema, non posso parlare di me stesso. Non conosci la Bibbia, non conosci te stesso, perché la storia di questo popolo è la mia e la tua storia quotidiana. Qui è cristallizzato, qui è formalizzato, qui è diventata, come devo dire, punto esemplare. Ma questa storia ci appartiene. Ecco perché l'interesse della Bibbia. Per cui il sottotitolo, libro di vita, perché noi abbiamo dato la vita. Guai se tutto questo fosse una barzelletta. Guai. Saremmo veramente, come dice Paolo, delle persone da miserà. Il libro è di cultura. Vedete che molte volte ci sono persone di scienza che si sono lasciate chiudere dentro per vedere tanta ricchezza di materiali che non avrebbero trovato da nessuna parte.
a Sassari hanno fatto scuola di codicologia, i codici, la sezione di membranacea, qui alla mostra. Allora, per dirvi, questa è l'importanza, si muove su queste direttrici. La storia della comunicazione, la Chiesa è stata sempre antesignata dei cambiamenti epocali. L'ultimo passo che stiamo perdendo è Internet, è la prima volta nella storia che non siamo stati primi. La prima. Nella scrittura, la prima cosa scritta sono stati i ricordi della vita vissuta da questo popolo, e dopo l'invenzione della scrittura sotto il regno di Davide, le prime cose scritte furono scritte per essere memorabili, perché gli ebrei sanno di leggere e scrivere solo per suo conto, perché leggevano la Bibbia fin da bambini. Gli altri popoli, noi anche in Italia fino agli anni 60 avevamo il 40% analfabeti, l'ebraismo non conosceva l'analfabetismo da millenni. Tesi, perché dovevano leggere la Bibbia? Quindi questo che significa? Che è stata una cultura che, allora si è cominciato, prima le tavolette, poi i papiri, molto fragili, si passò alla pergamena, da Pergamo, la città di Pergamo, che era membranacea, perché la pelle di un animale è una cosa viva, che preparata adeguatamente, poteva essere scritta da una parte e fino anche dall'altra, e poteva ed era durevole, non era come dire friabile, non era evanescente come un papiro. Poi la grande invenzione, la rivoluzione della stampa, quindi tutto il periodo amanuensi in cui i documenti venivano riscritti, ricordate a Qumran, perché abbiamo trovato tanti libri di Isaia, perché Qumran era un luogo dove si trasmetteva la Bibbia e si trasmettevano i testi quasi come fossero fotocopie, imitati fino anche nella scrittura, non solo, benissimo. La stessa cosa si faceva poi nel Medioevo. Quindi pensate, quando Giovanni Gutenberg ha inventato la stampa con i famosi caratteri di metallo mobili, ha rivoluzionato il mondo ed è cambiata la storia. La prima cosa stampata, sapete, è proprio la Bibbia. Allora, andiamo per gradi. La mostra porta avanti tutto il procedimento del passaggio della comunicazione. Ma in più, tratta anche di una questione squisitamente filologica. C'è anche una questione testuale. Che cosa veniva scritto? E come veniva scritto? Allora, le prime Bibbie stampate tutte portavano la versione di Parigi. A Parigi era la Vulgata, che arrivava da tutta Europa, francesi, alessandrini, Alessandro d'Egitto naturalmente, inglesi, tedeschi, spagnoli, da tutto il mondo. Ognuno portava la sua Vulgata e la Vulgata era molto corrotta. Ci si accordò a Parigi, la prima grande università, su un testo, la versione parigina di correzione della Vulgata di San Giovanni Crisostomo, che Crisostomo scrisse a Betlemme, sotto le grotte di Betlemme, tra il 386 e il 414. Allora, quella Vulgata che ha messo tempo per affermarsi, poi nel Medioevo ha subito queste variazioni. Parigi la rimette insieme, però è stata inghiottita, senza parlare, per circa due secoli, con dei cenni soltanto di Colò de Lira, che era un francescano. Si parlerà molto di francescano con la Bibbia. Incredibile. Io non me l'aspettavo, io sono un francescano. Ma non pensavo che i francescani, ci hanno sempre detto i frati letterati, cioè, quanto sono implicati nella produzione biblica. Niccolò de Lira era francescano, era un frate minore. Ed era colui che essendo ebreo, convertito, proveniente da famiglia ebraica, poteva glossare la Bibbia, non per le tecniche, perché ne capiva il linguaggio. Gli altri non capivano l'ambiente, tutta la fase culturale legata alla Bibbia. Allora, prima le glosse di De Lira, che le vedrete, tenni tentativi per capire di più la Bibbia.
ma tutte le Bibbie, a cominciare da quella di Gutenberg, la Koberger, tutte le Bibbie erano versione parigina. Ci sono due tentativi in cui si comincia a sentire il bisogno di chiarificazione. Sono registrati. Ecco perché vi ho detto pacchetto per pacchetto. Certe Bibbie a cui guardando non tanto i due soldi sono di un'importanza capitale per la ricerca filologica, fino ad arrivare alla prima parte della sezione biblica, la codicologia. Abbiamo tanti rotoli che non posso esprimere. Se vedremo nei prossimi giorni, non importa, c'è molto materiale, diciamo che un terzo del materiale non è tutto. Se troveremo il modo di poter in qualche modo divulgare anche quello, lo metteremo in disposizione, se no non mi dite niente di quello che devo fare. Va bene? E allora, ci sono i rotoli, ci sono tutti i tipi, rotoli, e ci sta un fenomeno della cosiddetta genizza. Che cos'era genizza? Essendo la membrana di pecore una cosa organica su cui veniva scritta la Bibbia, la parola era santa e non bisognava farla, come dire, distruggere come le altre cose. Allora c'era un cimitero delle cose sante, chiamata la genizza, e in questa genizza si corrompeva. Quando vedrete lì sulla destra dei testi corrotti, non pensate che l'abbiamo rovinato noi o la nostra umidità. Sono testi che sono venuti fuori dalle mani genizzate. La prima scoperta è del Caio, l'ultima è italiana, quella di Piacenza, e un'altra in Sardegna. Stanno venendo fuori queste genizzate. E sempre, altri rotoli, ci sono due rotoli scampati in Polonia all'incendio delle sinagoghe fatte da Hitler. Due sono scappati, sono finiti. Rotoli proprio con tutta la Torah completa, scritta. Va bene? I supporti sono variati e ci sono testi anche proprio di sinagogali. Poi si passa alle primissime Bibbie che si chiamano incunabili. Significa la Bibbia in cuna, nella culla. La culla del libro, sono i piccoli, sono i primi nati. I libri fino al 501 sono chiamati incunaboli, e c'è tutta una sezione di incunaboli. Poi cominciamo con l'inizio del 500, e l'inizio del 500 inizia con il grande Erasmo, due copie in Italia. L'Erasmo che in fretta e furia, adesso lo posso raccontare cosa ha fatto Erasmo, è stato lui, una scanzoncella, il più grande, il discusso, la persona di cultura più grande del Rinascimento. Non si discute, ma anche il proprio genere. Lui e Froben stava, un francescano tra l'altro, il cardinale Francisco de Cisneros, stava negli ultimi anni già del 400, aveva raccolto un gruppo di teologi ad Alcalà, essendo lui il cardinale di Spagna, che era come l'imperatore, aveva raccolto ad Alcalà un gruppo e stava preparando la cosiddetta Complutense, la Complutum Alcalà. Avevano già fatto il Nuovo Testamento più semplice, una Bibbia poliglotta, quando Froben a Basilea, dove dimorava Erasmo, propone l'affare. Vedete, quello sta facendo quest'opera, quello monopolizza il mercato. Hanno fatto il sorpasso. In 6 mesi hanno pubblicato la prima Bibbia col greco a fianco, fatto da Erasmo. Erasmo che era amico, niente di meno, del Papa, dell'imperatore, eccetera, si fa avere l'esclusiva per la Bibbia per 4 anni. Sicché il Vecchio Testamento della Complutense non è potuto uscire nel 17, quando già era pronta, ma ha dovuto aspettare il 1520. Ma dopo di Erasmo è come se avesse aperto la porta. Sono entrati tutti. Cioè le stiene, cominciano con le stiene, anno dopo la Chiesa comincia a tremare. Perché? Perché era pericolosissimo, io prendo le parti della Chiesa. Era pericoloso mettere questi testi in mano a gente senza una capacità critica. Tant'è vero che spesso i riformatori, approfittando dell'ignoranza della gente, scusate il paragone, ma lo devo fare, come fanno i testimoni di Geova,
parlano a gente che non sanno niente di queste cose, li dottrinano come credono. Ecco perché la Bibbia, piano, non è facile, dice, diamo la Bibbia in italiano volgare a tutti quanti, momento che si possono prendere fischi per fiaschi e così via. Ed era successo con i valdesi, che cosa è successo con gli albicesi, che cosa è successo? La chiesa va piano, no, invece c'era una furia perché non si voleva l'autorità papale. Lutero coglie questa palla al balzo, immediatamente, in pochi mesi, mette sulla sua Bibbia, 1534, già la Bibbia di Lutero. La Chiesa Cattolica arriva nell'ufficiale 93, arriva 60 anni dopo, non sapevo con che storia. Questo è tutto registrato, però mi scusate, non per ragioni di parte, la Chiesa Cattolica è stata molto più prudente, molto più saggia, scientificamente molto più accurata. Ve lo dico sempre, oggetto, adesso non perché io sia un cattolico. Questa è una mostra ecumenica. Non so se tutti i cattolici verranno alla mostra, non so se tutte le parrocchie parteciperanno, forse non so manco se vengono tutti i sacerdoti, va bene? Ma di certo verranno alcuni, sono i protestanti. E quando troveranno la Kingsgenesis, quando troveranno il Diodati in versione definitiva, quando troveranno il testo di Lutero, si inginocchieranno, perché sarà la successione di protestanti. State tranquilli, perché sanno che valore hanno questi testi, va bene? Allora, prima parte, le prime linee, poi comincia tutta la riflessione. Siamo nella seconda sala, dove comincia la riflessione. Da una parte c'è Lutero e dall'altra le varie ricerche sulla Bibbia, le schiere e via via bene. Risposta cattolica, la risposta è Lovano. A Lovano si raccolgono i cattolici e fanno un primo contrappasso a Lucia. A Lutero. Non era ufficiale, però la Bibbia di Lovano del 1547, fatta da Giovanni Enter, è stata pubblicata più non posso, perché ha dominato la scena da parte cattolica. Non avevamo una Bibbia cattolica, quindi la parte cattolica, la parte di Leone, l'ha fatto la Bibbia di Lovano, intesi? Fino ad arrivare alla Sistina, dal Concilio di Trento, 15 anni non si